Ehi, dovrebbe restarti solo un quarto di riserva. Vuoi risalire? No, ce la farò. Non può essere lontano. Se non lo trovi subito, devi risalire. Lo troverò. D'accordo. C'è qualcosa. Cos'è? Niente ruggine, il colore è quello. Forse ha colpito le rocce ed è rotolato. Ehi, cosa borbotti? Scusa, sembra un pezzo del relitto. Non può essere tanto lontano. Musica per le mie orecchie, Drake, continua. Eccolo. L'ho trovato. Bene, com'è messo? È malconcio, ma integro. Che cosa abbiamo qui? Bene, riesco a vedere il carico. La maggior parte delle casse è qui. Puoi essere più preciso? Dovrò prima entrare. Aspetta. Ok, ecco qui. Fatto. Buongiorno ragazzi. Ok, sono dentro. Bene, la maggior parte è ancora qui. Vediamo, una, due, tre. Ok, secondo i miei calcoli mancano due casse. Vado a recuperarle. Aspetta, che dici di risalire e prendere una bombola carica? No, la cassa deve essere nei paraggi, tranquillo. Ne ho trovata una. Merda, la cassa è incastrata sotto il rimorchio. Facciamo così, occupati prima dell'altra cassa, poi solleveremo noi il rimorchio. Vedi, è per questo che sei strapagato. Eh già. Ho trovato l'altra cassa. Bene, ne manca una. Fissala nel rimorchio, siamo vicino a te. Bene, a tra poco. Bene, una cassa è a posto. Tempismo perfetto. Siamo sopra di te e la gru sta scendendo. Stiamo scendendo. Ok, è in posizione. Aggancia il rimorchio. Vediamo di sollevarlo un po'. Ok, ho il cavo. Prova ad avvolgerlo attorno a uno degli assi. Dovrebbe andare. Sì. Uno è andato. Bene, occhio all'ossigeno adesso. Va bene.
secondo è andato. Ok, il rimorchio è pronto. Perfetto. Allontanati, lo solleviamo. Quando volete. E adesso ci siamo. Ok, è sufficiente? Sì, a posto. Fatemelo cadere addosso. Non posso promettertelo. Ok, ho l'altra cassa. La fisso insieme alle altre. Dai, forza. Così. Oh, mamma. Il carico è al completo ora. E con 5 minuti di ossigeno avanzati. Diamine. Ehi, che ne dici di restare ancora un po'? Potresti trovare altri tesori qui. No, può bastare così. Un passaggio? Sarebbe gradito. Dimmi quando sei sulla gru. Ok, ci sono. Tiratemi fuori. Ricevuto. Risaliamo. Guarda che splendore. Come ti senti? Meglio ora che sono uscito dal fiume. Sarò di pesce per una settimana. Ok, stiamo arrivando, resisti. Sono pronto. Ma ragazzi! Bentornato, Drake! Sì, è bello tornare. Lancia l'attrezzatura. Arriva. Grazie. Bambola è leggera come una piuma. Cerco di agevolarti il lavoro. Drake, è stata un'immersione interminabile, ma sai, ho visto di peggio. È un complimento? Beh, sono scioccato. No, ma sai cos'è scioccante? Il tuo odore. Non saprei, a me non dispiace. Mi ricorda tua madre. Questa è cattiva. Le riferirò anche questo. Ok, andiamo. Amico mio! Come va? Secondo te? Stai bene? In perfetta forma. Stai mettendo tutti in cattiva luce. Mi sto mettendo in buona luce. Ok. Fatto. Ma perché non digitalizzano? Il governo è indietro di 10 anni rispetto al resto del mondo, eh? Allora, quando pensate di finire? Abbiamo appena tirato fuori dall'acqua. Ci vorrà almeno un'ora. Vedete di darvi una mossa. Abbiamo altre navi cargo in attesa. Sarà fatto. Struzzo. Va bene, fammi leggere. Qui finiremo dopo. Il mio eroe. Andiamo, vediamo chi hai preso. Ehi, la prossima volta lascia andare avanti qualcun altro. Meriti una pausa. No, no, grazie. Preferisco stare a mollo che in ufficio. Beh, ad ogni modo, c'è tempo prima della prossima immersione. Che dici? Il lavoro di giovedì? No, andiamo, no. C'è chi lo fa per meno? Non ci credo. La concorrenza è agguerrita. Intanto guardiamo qui. A te l'onore. Sì, certo. Grazie.
Wow! Guarda un po'. Abbiamo del rame. Non hai idea di quanto valga questa roba. Il cliente ce lo pagherà a peso d'oro. Non vuoi fonderlo e farne dei centesimi? Dai, andiamo a festeggiare. Offro il primo giro. Venire a bere con voi? No, 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 non ho più il fisico. Se non ti spiace, sbrigo le scartoffie e poi crollo sul divano. Un'altra volta? Ok, come vuoi. Ehi, bel lavoro oggi. Grazie. Rame. Ehi, ehi, Nate. Nate, aspetta. Ehi, che ci fai qui? Ho un regalo per te. Un regalo? Che cos'è? Ho avuto una soppiata su quel relitto sommerso in Malesia. Oh, no. La nave è intatta. Sì. Basta solo prendere il carico. Sei un tipo tenace, devo ammetterlo. E? Ci hanno anche dato i soldi per l'equipaggiamento. È tutto pronto. Tranne il mio uomo migliore. L'unico a cui affiderei questo incarico è diventato un coniglio. Primo, i conigli sono creature adorabili. Secondo, il contatto. Hai permessi? No, non hai permessi. Senti, nessuno terrà quei permessi. Certo che ma no. Nate, non capisci che gioca a nostro favore? Niente permessi, niente concorrenza. La nave è nostra. Niente permessi, niente partenza. Nate, sarebbero i soldi della pensione. Abbastanza per entrambi. Non so come la vedi tu, ma non ho intenzione di recuperare rottami fino a 60 anni. Tu sì? Meglio della galera. Ora, senti, io mi tiro indietro. E dovresti farlo anche tu. Ok, ma tienili tu. Fallo per me, dai. Guarda che non cambierò idea. Ti chiedo di dormirci su, va bene? Saluta Carla e i ragazzi da parte mia. Ok. Senza impegno, Nate. Ma pensaci su. Hai studiato da bravo scolaretto. Hai ristretto l'area di ricerca. Sarebbe la scoperta del secolo. Figlio di puttana. No, no, non si può. Tu finirai in mezzo agli altri. Ho scalato il tuo fratellone. Già, una delle cose più strane che abbia mai trovato. Doblone spagnolo nascosto in un sottomarino tedesco nel cuore della giungla. Perché mai? Sir Francis Drake si è immolato per Sally. Che trio.
Shambhala. Mi manchi, amico. Questa roba si è scatenato un vero massacro. Sir Francis e i suoi complessi enigmi. Che avventura incredibile. Sembra una vita fa, Chloe. Ormai ho cambiato il mio stile. Sì. Arrivo! Fine dei giochi. Stai lavorando su questo? Ci serve proprio un'altra vacanza. È troppo tempo.
Grazie tante, Sandisma. Wow. Questa è bella. Sei rimasto lassù un'eternità? Stavo facendo delle ricerche. Ah, ora si chiamano così? È vero. Ti spiacerebbe prendere il cibo? Qui ho quasi finito. Oh, certo, subito. Grazie. Ottimo. Finito? Sì. Ah. Sai, no? Forse è lungo e pieno di errori di battitura, ma esistono i revisori, giusto? Oddio, che fame. Sembra buono. Mm-hmm. Dunque, com'è andata oggi? Cosa? Mm? Non si è capito niente. Scusa. Scusami. Com'è andata oggi? Oh, è andata bene. Mm-hmm. Classica giornata da sogno. Mm? Ho ripescato spazzatura dal fiume. Mm. Già. Ma almeno ti sei fatto una nuotata. Hai trovato rifiuti interessanti? No, un vero cimelio. Era primo ventesimo secolo. Un camion. Autentico. Pare che i nativi lo chiamassero autocarro. Oh, mamma mia. Sì, insomma, sai, le solite cose. Dimmi del tuo articolo. Allora, era nato come un articolo leggero sul turismo a Bangkok, ma dubito che la rivista apprezzerà il taglio che ho deciso di dargli, perché tutti quanti hanno iniziato subito a parlarmi del problema dello smog, di come ti colpisca dritto ai polmoni non appena metti piede giù dall'aereo, quindi ho fatto subito inversione ed è diventata una leggera riguardo. Ah! Che c'è? Dove sei? Sono qui, torturato da una forchetta. Cosa? Davvero? Che c'è? Non fermarti, era interessante. Oh. Sì. Bene, di che parla l'articolo?
Scusa? Quale? Questo? Mm-hmm. Cioè, parla della città perduta di Bangkok. No, non di Bangkok. Di città perduta vicino a Bangkok. Dentro o fuori i confini di Bangkok. Wow. Va bene, mi spiace. No, è stato coraggioso. Però ci sono andato davvero, vicino, sì. No? Vicino è un parolone, ma sì, c'eri quasi. Jameson ti ha proposto ancora il lavoro in Malesia? Jameson mi propone sempre il lavoro in Malesia. Senti, Nate, penso proprio che dovresti accettare. È che non lo voglio. Davvero. Per prima cosa non hai permessi. E si era stabilito che non avremmo più preso lavori così. Ma non ne vale la pena. Non sembra così tanto rischioso. Se il problema sono solo i permessi, no. Puoi chiamare Sullivan. Dai, da quant'è che Elena, non lo vedi? 2 anni. Possiamo chiudere il discorso. Va bene, ma non voglio che rinunci per colpa mia. Rinuncio perché non voglio farlo, ok? Apprezzo il tuo gesto. È solo... Allora vado di là a lavare questi piatti. Ferma, faccio io. Ma dai, li hai lavati ieri. Tu hai cucinato, io lavo, tranquilla. Insomma, almeno lascia che me la guadagni, in qualche modo. Potremmo... giocarcela. Vorresti giocartela? Sì, con il tuo giochino elettronico. Scommetto che posso battere il tuo record. Pensi di poter battere il mio record nel giochino elettronico? Sì, e tu hai paura. Ma non sai neanche come si chiama. Non mi serve sapere come si chiama. Ti ho vista giocare. Devi saltare e correre. E io ho un talento naturale per questo. Davvero? Allora, che ne dici, pollo? Scommettiamo? Oh, wow. Ok, fenomeno. Ok, guarda e impara. Ah, non vedo l'ora. Tutto qui? No, deve caricare. Caricare? Sì. Ci sta mettendo parecchio. Non hai pazienza. Quando accendi qualcosa ti aspetti che... Ok, ci siamo. Crash Bandicoot. Qualcosa non va? No. No, è che... come fai a... Come si inizia? Premi il tasto start? Lo sapevo. Ok. Ci sono. Ok, devi correre verso la telecamera. Verso la telecamera, ricevuto. E il tasto cerchio e attacco vortice. Attacco vortice! E premi X per saltare. Ok, qual è la X? Usa il pollice destro. Ok, scappa dal macigno. Perché il macigno mi segue? Tu pensa a scappare. Io non gli ho fatto niente. Usa la capolotta. No, salta, salta. Smettila di urlare. Ti incoraggio, sono l'allenatrice, vai così. Che bestia è, una volpe? Un bel. Sembra una volpe. È una volpe con i jeans. Ok, spacca le casse. Una volpe che spacca le casse. È un Bandicoot, insomma, lui fa così. È una volpe, è non molto realistica. La grafica non è male. Giusto? Perfetto. Comunque le volpi non fanno così. È un Bandicoot. Non assomiglia affatto a un Bandicoot. Hai mai visto un Bandicoot? No, indossano scarpe delle liste. Ok, prendi frutti. Che serve il frutto? 100 frutti da una vita extra. 100? E chi ce l'ha il tempo di prendere 100 frutti? Oh, cosa è successo? Dentro la buca. Lo so, come faccio a tornare su? Sei morto. Non è realistico. Mi sarei arrampicato per uscire. Si potrebbe arrampicare. A me è servito parecchio. Bravo! Vero? Perché sta rubando quei frutti? Le volpi non mangiano frutta. Non li sta rubando, li sta raccogliendo. Beh, non sono suoi e questo è rubare. Sì, giusto. Tu ne sai qualcosa? Come dici? Niente. Torni a fare allusione. Concentrati. Stai andando... piuttosto bene. Cosa? Morto così? Te la sei cercata? Non ci credo. Ce l'avevo quasi fatta. Puoi sempre ricominciare.
Dai, ti arrendi o riprovi. Alla mia auto servirebbe una bella pulita. Cosa? Che fai? Ti metti a sfottere ora? Sì, c'è una modalità che si chiama facile. Tu l'attivi. Ed wow. È molto più facile. Continua a livello facile. Parla, parla. Che vorresti fare? Guarda che ti avverto. Che vorresti fare? Attenta. Nella vita reale. Ehi, cosa sai detto... fare? Dimmi. Stai attenta. Che cosa sai e se fare faccio nella così? Vita vera? Ehi, sei felice? Sì, certo. E tu? Beh... Che significa? Vieni qui. Non siamo ancora aperti! Siamo chiusi! Ah, andiamo! Va bene, arrivo! Rompipalle. Sì? Posso aiutarla? Sì, io... sto cercando il mio fratellino. È alto più o meno come lei, un po' più magro. Con molti meno capelli grigi. Sam? È bello rivederti, Nathan. Oh mio Dio, Sam! Ok, tutto ok, calma, tranquillo. Ma come? Pensavo fossi... Li ho visti spararti. Sì, l'hanno fatto proprio qui. Cazzo. I dottori hanno... Beh, dottori. Mi hanno ricucito e... sbattuto di nuovo in cella. Sì, ma io ho telefonato e controllato ovunque. E ogni persona, ogni documento, confermava la tua morte. Nathan, abbiamo ucciso una guardia. Volevano che marcissi in quella cella per tutta la vita e ci è mancato poco. Cazzo, Sam. Se l'avessi saputo, io ti giuro che sarei tornato... a prendermi. Lo so, Nathan, lo so. L'unica cosa che conta è che sono libero. Ehi, sei ancora fra noi? Sì. Mi serve aria. Non vorrai svenirmi in braccio, spero. Potrei. Non è una cosa da poco, no? Ma tu, come sei uscito? Quando sei uscito? Come mi hai trovato fino a qui? Ok, calmati, ok? Siediti. Parlami di te. Dai. Di me? Sì. Che c'è da dire? Beh, ho chiamato i vecchi contatti. Mi hanno raccontato delle storie pazzesche. Quali storie pazzesche? Sparatorie. Tu appesa a un treno deragliato sull'Himalaya. Sì, quello... Quello è successo. Andiamo, cosa mi sono perso? Cazzo, Sam, da dove inizio? Inizio dalla parte migliore. Ok. Anni fa mi hanno costretto a... intrufolarmi in un museo turco e rubare una lampada olio, ok? Una lampada? Era un manufatto della flotta del tesoro di Marco Polo. Il tesoro di Kublai Khan? Già. Già, beh, e alla fine scopro che su quelle navi c'era molto di più di un semplice... tesoro. E quindi un'altra città leggendaria distrutta. Ma ne siamo usciti vivi, a malapena. Incredibile. Già, lo è stato. Peccato tu non ci fossi. No, è che è letteralmente incredibile. Mi stai dicendo che sei inciampato sull'ennesima miniera d'oro archeologica e non so come ne sei venuto fuori a mani vuote. Sì, beh, è un po' la storia della mia vita. A dire il vero, qualche gengillo l'ho portato a casa ogni tanto. Ho comprato l'auto, la casa, l'anello di fidanzamento. Oh, già, l'anello, sono sposato. Che scemo è Elena, quella delle avventure, è mia moglie. Devi conoscerla. Stasera, a cena, a casa nostra, vieni a mangiare. Così potrò dirle tutto di te.
merda, dovrò dirle tutto di te. Nathan, sono in un mare di guai. Cosa? Di che parli? Che tipo di guai? Il nome Hector Alcazar ti dice niente? Sì, è il boss della droga. Mm-hmm. Il macellaio di Panama, giusto? Perché? È una storia complicata, ma... era in cella con me l'ultimo anno. Per questo sono riuscito a uscire. Stanotte non leggi? Samuel viene qui. E cuce. Le guardie cantano. Vabbè, saranno ubriachi. Chissà. Però sono contenti. Come possono accontentarsi di queste vite meschine, del loro squallido lavoro? Almeno hanno una moglie che li aspetta. Noi che abbiamo? Senza offesa, eh? Teniamo l'ambizione. Oh. E quando saremo fuori? L'ambizione ci porterà dove quegli idioti non immaginano nemmeno. Eh già, apprezzo il tuo ottimismo. Che farei quando sarei fuori, Samuel? Se mai riuscissi a uscire, sai già quello che farei. Claro. Però voglio sentirtelo dire. Troverò il più grande tesoro pirata di tutti i tempi. Di cui ormai sarai stufo di sentir parlare. Oh, no. La storia di Henry Avery e dei suoi 400 milioni in oro e gioielli è la mia nuova Nina Lana preferita. Tu pensi davvero di trovarlo? Se fossi libero? Assolutamente. L'ambizione. Cos'è che diceva Avery? Sono un uomo di ventura. Devo seguire il mio destino. Mi gusta il suo spirito. Che diavolo è stato? L'opportunità di una vita. Signor Alcázar, un gusto verlo. Sácame de aquí. Wow. ¿Qué hacemos con él? Samuel, ¿sei pronto per il tuo destino? Sí. Vámonos. Porca puta. Los demás están en posición. En camino. Todo va de acuerdo al plan. Iniziate a progettare tutto. Quando ho messo piede in questo posto. Samuel, datti una mossa. Dobbiamo fare in fretta. Porca miseria. Un pedazo di mia. Occupati della puerta. Nunca saldrás di aquí. Silenzio. Cazzo. Questi uomini sono sadici. Stiamo facendo un favore al mondo. Tieni. Ti servirà. O ti ricordi come si usa? Mi tornerà in mente. Abran todas las puertas. Hector, se lo fai, scoppierà una cazzo di rivolta. Esatto. Paganlo. Dobbiamo scatagliarci!
funzionando, vedi? Lo vedo. E adesso? Estamos en posición. ¿Están listos? Sí. Busquen dónde cubrirse. Samuel, nasconditi dietro qualcosa. Cosa? Perché? Fallo e basta. Stai bene? Sì. Sì, sto bene. Estamos bien. Tieni, Samuel, bevi. Oh, no, no, sto bene.
Non sono mai stato meglio. Prendi, sei disidratato. Forza, bevi. Grazie. Allora, che vuol fare Samuel Drake? Accidenti, vediamo. Farmi un bagno. Dormirei in un vero letto. Claro. Magari trovare una bella donna che mi scaldi. Cercherò mio fratello. Mi sembra un buon inizio. Sì, certo. Quindi, quanto tempo ti servirà per recuperare il tesoro di Avery? Non lo so. Tornato negli Stati Uniti, riprendo le ricerche. Quanto? È difficile dirlo prima di cominciare. Hai detto di sapere dov'è? Sì, certo, ok, ma senti, non è che Avery abbia lasciato una mappa con sopra una grossa X, ma ho degli ottimi indizi. Ok, ascolta. No, aspetta un attimo. Ehi, fermo! Tu mi gusta, Samuel. Ma soprattutto, ti ho creduto. Ecco perché tu sia qui. Posso trovarlo, ok? Mi serve solo del tempo. Dammi un cucino. Vedi, il problema è che si stanno insinuando dei dubbi nella mia cabeza. Hector, ascoltami. Io lo troverò. Lo giuro. Quanto? 6 mesi. La gente è pigra. Tende sempre a chiedere più tempo del necessario. 3 mesi. 3 mesi è impossibile. 3 mesi. Metà del tesoro. Puoi farcela. Dillo. 3 mesi. Metà tesoro. Bueno. Se scappi, se provi a nascondere il tesoro, o se fai qualcosa di stupido come avvisare le autorità, lo scoprirò. Quando meno te lo aspetti, ti troverò. E a quel punto non sarò così clemente da ucciderti. Vieni. Forza. Ora la città più vicina è a 10 chilometri in quella direzione, verso l'alba. Da quanto non vedevamo un'alba all'aria aperta, eh? Vamos. Senti, una volta trovato, che faccio? Tranquillo. Quando verrà il momento, passerò a riscuotere. Buona suerte, Samuel. Quindi Alcazar mi ha tirato fuori. Ed eccoci qui. Brutta storia. No, basta riprendere la pista che avevamo. Aspetta, pista? Sam, non c'è nessuna pista. Quando Rafe e io siamo fuggiti, lui ha speso il patrimonio di famiglia per il terreno della cattedrale di Sant'Isma. Abbiamo cercato per settimane, ma il tesoro di Avery non c'è. Ma questo non ha fermato Rafe. Quell'idiota ormai scava da anni, non ha ancora trovato nulla. Beh, non mi sorprende. Che vuoi dire? Sì, lo sai. Ho fatto anch'io qualche ricerca e... Beh, scommetto che Rafe questa non ce l'ha. È incredibile cosa si può trovare oggigiorno su internet. È solo la croce di Sant'Isma. Tu dici? La nostra era rotta e vuota, ricordi? Oh merda, questa è intatta. Avery ne realizzò più di una. E quindi ciò che mancava da quella di Panama... Molto probabilmente sarà dentro questa. Beh, d'accordo. Ma dove si trova? Oh, questo magnifico articolo sarà messo all'asta tra 3 giorni a Villa Rossi. A Villa Rossi? Sì, la conosci? Ovvio.
E come penseresti di ottenere un invito per un'esclusiva e blindatissima asta del mercato nero? Ecco, serve necessariamente un invito per quello. Ok. E i soldi per superare tutte le offerte dei miliardari? Potrei anche ipotecare due volte la casa, ma non basterebbe neanche... Già, tu vuoi provare a rubarla, eh? No. Noi due. Oh, no. No, Sam, giuro, no, non posso, ho chiuso. Cosa? No, io non faccio più questo tipo di cose. Tra l'altro c'è un sacco di gente che è anche meglio preparata a gestire situazioni così. Tipo chi? Non saprei, tipo... chiunque, Charlie Cutter? No. Lui è il numero uno per questi lavori. Assolutamente no, non affiderò a Charlie o a chiunque altro tu abbia in quella rubrica la mia vita, ok? Qui ho bisogno di te. Andiamo, Sam, ci sarà un altro modo. Non col tempo che mi resta. E di certo non con Alcazar. Ciao, tesoro, sono io. Sì, senti, non ci crederai mai. Jameson è appena entrato qui con i permessi. Sì. Lo so, ma... Beh, credo accetterò il lavoro in Malesia. Vedi niente? Solo dei farabutti d'alto bordo con l'abito delle grandi occasioni. E ancora nessun segno di Sullivan. Beh, c'è ancora tempo. Sembra che il deposito sia nell'edificio dietro la villa. Da lì lo vedi? Si vede solo il tetto. Chissà cosa tengono nascosto lì dentro. Concentriamoci sulla croce di Avery, ok? Non lo so. Non vuoi portare un regalino alla tua signora? Che caro. Non complichiamo tutto. Esatto, complicato. Sarebbe meno complicato se fossimo solo noi due. Siamo già dentro a quest'ora. Sì, ma correndo rischi. Ma hai pensato a un piano di riserva nel caso Sullivan ci dia buca? No, perché non lo farà. O se viene beccato? Sam... conosce chi organizza l'asta. Conversa amabilmente con gli invitati, va di sopra, apre la finestra e siamo dentro. È un piano perfetto. Ok, ho capito. Avanti, dillo. E se ruba la croce e se la tiene? No, non lo farebbe mai. Victor Sullivan. Parliamo dello stesso Victor. Sì, in passato ha fregato qualcuno, ma non noi. No, non te. Ok, so che tra voi non corre buon sangue. Puoi dirlo forte. Io mi fido di lui, ok? È uno di famiglia. No, ascolta. Ti chiedo solo di fidarti anche tu. Va bene. Verrà ad aiutarci. Prima o poi. Ok, ma ammetterai che non puoi escludere a priori la possibilità che... Eccolo. Visto? Fiducia. Non sporcare il vestito. Grazie.